Buonasera, sono Elisara Pisarda e vi do il benvenuto a Pillole per la mente, un ciclo di eventi organizzato da Brain Circle Italia e Brain Circle Lugano. Oggi siamo alla nostra ultima conferenza e vogliamo ringraziarvi per aver partecipato numerosi agli incontri precedenti, che potete andare a rivedere sui nostri siti braincircleitalia.it e braincircle.lugano.ch o sul canale YouTube. Dietro le quinte lavorano con noi Sandro Ghini, che si occupa della regia e della piattaforma tecnica, e Luisa Capelli, che cura le attività social e raccoglierà i vostri commenti e osservazioni. Potete commentare su YouTube o Facebook e riporteremo osservazioni e domande all'ospite. E ora la parola a Viviana Casam, fondatrice e presidente di Brencircle Italia e Brencircle Lugano. Buonasera a tutti, eh, felice di ritrovarvi. Purtroppo è l'ultima serata, ma immagino che poi tutti noi ormai abbiamo voglia di uscire verso quest'ora. Le giornate sono lunghe, il lockdown si sta allentando e quindi sospendiamo questo primo ciclo di pillole per la mente. Ma torneremo in autunno e vi faremo sapere eh, esattamente quando e come. Se vi iscrivete alla nostra newsletter sui siti brainforum.it o brainsirkelugano.ch potrete avere tutte le informazioni. Bene, questa sera parliamo di un argomento di grande attualità, eh, il covid e come il covid si può sconfiggere anche attraverso la dieta attraverso la testimonianza di un grande scienziato e di un grande amico di Brain Circle. Enzo Soresi, fin dall'inizio, ha fatto parte del comitato direttivo di Brain Circle Italia e ci ha molto aiutato con i suoi preziosi consigli e la sua esperienza. È oncologo, pneumologo, anatomapatologo, professore emerito dell'ospedale Cagranda di Niguarda, ha scritto molti libri e ha vissuto in prima persona l'esperienza Triste, ma per lui conclusasi molto bene della malattia. Infatti, nonostante non sia un giovanotto, lo dice lui stesso, ehm, aveva un sistema immunitario in ottima forma grazie all'alimentazione, e su questo ha scritto anche parecchi libri. Eh, è con noi anche Clara Caverzassio, presidente di Brinsirche Lugano. Ha avuto qualche problema tecnico nel collegarsi, spero che ci sia, e se no la vedremo. Ecco, no, no. sono contenta di vederti e volevo soltanto aggiungere che l'intervista a Enzo Soresi è stata registrata, ma Enzo è collegato con noi e risponderà in diretta alle vostre domande. Ecco, allora do la parola a Enzo Soresi. Grazie Viviana, buongiorno a tutti. In questa diapositiva una sintesi della mia vita ospedaliera. Io entrai nel 66 come patologo a Niguarda e vissi in quel periodo, proprio nel 68, l'influenza di Hong Kong che fece 22.000 vittime in Italia e non ci fu tutto questo scalpore. Poi passai in pneumologia che era la mia specialità primaria, lì mi trovai di fronte ai tumori polmonari e affrontai l'oncopneumologia facendo la specialità di oncologia clinica Torino. Nel 98 mi dimisi, mi dimisi perché avevo guadagnato il mio servizio. Perché ormai, dal punto di vista anche della mia, eh, diciamo, del mio approccio all'oncoprodomologia, gli oncologi erano arrivati. E io passai il testimone all'oncologo di riguarda che arrivò in quegli anni, che era il dottor Siena. Una volta dimesso, mi avevo una bella amicizia con un filosofo che era venuto da me tanti anni prima per smettere di fumare che è il professor Umberto Garimberti. Garimberti mi provocava dicendo che sostanzialmente la medicina è ormai troppo specialistica, non si occupa più dell'organismo ma solo di un segmento. Io gli dissi che alla luce della PNEI, psico nervo una nuova scienza messa a fuoco negli Stati Uniti negli anni 90, la medicina andava riscritta in senso olistico. Scrissi allora questo libro che si chiama Il cervello anarchico, pubblicato nel 2006, un long seller di 60.000 copie, 14 ristampe, che sviluppa questo tema, che rapidamente vi spiego perché vi fa capire come funziona e come attacca il Covid-19. Per capire quello che vi dico dovete un attimo fare una riflessione sulla cellula. La cellula è un elemento che parla con l'ambiente e con che cosa parla? Attraverso la membrana cellulare. Quella che vedete è una sintesi di una membrana cellulare. Nel nostro organismo ci sono 144 tipi di cellule diverse, 600 tipi di recettori e 1.800 tipi di trasmettitori, citochine, ormoni, peptidi, interleuchine. Tutte queste sostanze fanno parlare le cellule fra di loro. Questo colloquio è quello che ci dà la salute, la malattia. Se il colloquio avviene bene, stiamo bene, se avviene male è un disastro. Questo è un esempio: l'esempio più potente, vedete un neurone, dove c'è la freccia, alla periferia del neurone si stanno accumulando una sostanza che è un neuropeptide, una beta-endorfina. Questa beta-endorfina in periferia, da chi verrà ricevuta da un recettore di un altro neurone che vedete segnato con la freccia, il momento in cui il recettore riceve la beta-endorfina comincia a produrle. Se questo sistema funziona bene, ecco che noi abbiamo una relazione buona di fame, emozioni, dolore, tutto ciò che è il nostro ambito emozionale è sviluppato attraverso questa beta endorfina. Come sono arrivata alla Attraverso un tumore. La caratteristica di questo tumore è di essere a struttura neuroendocrina, cioè un tumore che produce ormoni, trasmettitori. Io lo vedevo nel polmone, facevamo quattro cicli di chemio, poi scompariva e dava metastasi ovunque. Quindi, capì allora che era una forma sistemica. Quindi il sistema neuroendocrino è un sistema ubiquitario. Pochi mesi fa alla televisione un ortopedico diceva: Eh sì, se voi fate attività fisica, dal muscolo si liberano neurotrasmettitori e ormoni che nutrono il cervello. Il famoso brain nerve growth, che nutre il cervello, scoperto da Montalcini, lo si può produrre facendo attività fisica perché le cellule neuroendocrine dentro i muscoli lo producono. Cosa sono le citochine? Sono dei trasmettitori anche loro, fondamentali perché sono quelli che danno la immunomodulazione, l'infiammazione, l'antinfiammazione. Sono state scoperte progressivamente, la più nota è l'interferone, ma poi sono esplose tutte le interleuchine. E perché sono importanti? Qui vedete la differenza fra alcune interleuchine che inducono infiammazione e altre che invece sono antinfiammatorie, immunomodulanti. Quindi sono tutti Sostanze fondamentali per la comunicazione del cellulare, per l'omeostasi cellulare, ognuna delle quali ha una certa funzione. E qui vi do due esempi molto eclatanti: a sinistra vedete un ginocchio gonfio, rosso, dolente, era una mia donna in servizio, ma è un giorno di malattia. A un certo punto il figlio dice: Mamma, io vado in Messica a fare il cameriere, stress per due settimane, dopo due settimane. Vedete il ginocchio come si era ridotto, l'asta del ginocchio, gravissima artrosi che non si era mai accesa, quindi le citochine infiammatorie hanno bombardato l'organo malato e hanno reso malattia quello che era un danno. È stata operata e la cosa si è risolta. A destra la cosa è ancora più raffinata, questo che vedete è un taglio tac del polmone, è come se vedesse il polmone dall'alto tagliato a fette, al centro è il cuore. Le parti nere sono i polmoni, tutte quelle zone bianche sono delle dilatazioni dei bronchi, queste dilatazioni inducono infezione. Era una mia paziente che faceva due o tre infezioni l'anno. A un certo punto, bombardamento di infezioni, le chiesi: Francesca, cosa succede? Il matrimonio va malissimo. La dovetti ricoverare, riuscì a guarirla, la chiamai dopo un anno che non la vedevo più. Dico: Francesca, come stai? Benissimo, mi sono separata e vado tutte le mattine in chiesa. Quindi l'assetto psichico di tranquillità che cosa ha bloccato il bombardamento di citochine infiammatorie che arrivano dalle cellule cerebrali che si chiamano cellule della glia, in particolare le cellule della microglia, sono cellule immunitarie che producono citochine e interleuchine e qui entriamo nel vivo della relazione col Covid. Noi abbiamo un sistema immunitario che è basato sull'immunità innata, che rappresenta il 95% delle nostre difese generali. L'immunità adattativa, che è quella di fase 2, che si attiva quando dobbiamo produrre degli anticorpi. Quindi il Covid cosa fa? Entra sull'immunità innata. Da chi è rappresentata l'immunità innata? Da un linfocita definito natural killer che uccide le cellule tumorali. E le uccide in quanto le riconosce attraverso una proteina in membrana. La cellula invece fondamentale nell'ambito del Covid-19 è il macrofago, detta anche cellula spezzatura. Anche questo è un vecchio batterio che si è alleato con il nostro organismo e si tiene puliti. Quando il macrofago intuisce la presenza di un virus o di un batterio, cosa fa? Fa un blast respiratorio, produce candegina che tramortisce il virus e il batterio. Poi lui si immola, il DNA si distende sul virus e lo distrugge. Che cosa succede quando arriva il COVID-19? Se la quantità, se la carica virale è potente, il macrofago non riesce a contenere l'attacco virale e, quindi, va in tinte, produce citochine infiammatorie ed ecco la cascata infiammatoria che arriva al polmone. Se invece il Covid arriva con una carica batterica non aggressiva, l'immunità innata riesce a contenerlo e poi entra in gioco invece l'immunità adattativa. Affascinante perché, a sinistra, voi vedete un linfocita piccolo scuro, è il nucleo praticamente non vedete il citoplasma. Questa è una vecchia colorazione di ematossilina e A destra vedete il linfoblasto. Che cos'è il linfoblasto? Quando il linfocita riconosce un antigene che lo provoca, comincia a blastizzare, cioè produce anticorpi. Questi anticorpi sono le famose immunoglobuline che stanno facendo tutti col test sierologico per il COVID-19. I primi anticorpi che produce sono l'IgM, che sono l'espressione della malattia che è in atto, successivamente produce le immunoglobuline IgG che più vai avanti più sono solide nel controllo del virus quindi ne abbiamo un sistema immunitario in grado A con l'immunità innata di controllare la carica virale se non è eccessiva B di produrre anticorpi e renderci immuni quindi quello che sta avvenendo in questo periodo è che è ridotta la carica virale ha aumentato il contagio e c'è parecchia gente che è contagiata ha immunanticorpi e non ha sintomi perché scopre se avesse fatto un vaccino spontaneo. Questo è quello che ha fondato l'apnei, perché la cosa affascinante della blastizzazione è che quando l'infocita blastizza, nel contempo produce tutti gli ormoni ipofisari. Per cui la vecchia febbre di crescenza dei nostri nonni, del bambino che faceva febbre a 40 per una settimana e cresceva, è legata al fatto che in quel periodo si libera un ormone che è il GH il GH è l'ormone della crescita quindi care mamme se avete dei bambini con la febbre lasciateli in pace perché cresceranno di più andiamo avanti e qui è l'esame che mi ha fatto cambiare vita non conoscevo questo esame vado a trovare una mia amica nutrizionista e questa tira fuori da un, una, una, un armadio una macchinetta che non era questa così moderna e mi dice Enzo appoggia il braccio io appoggio il braccio e l'indice che mette Indice di fluorimetria è 2,73. La leggenda diceva che io ero candidato al diabete, malattie cardiovascolari e mortalità entro 4-5 anni. Avevo 73 anni e misi a fuoco che ero in una sindrome metabolica. Cosa vuol dire sindrome metabolica? Vuol dire che mi stavo avviando verso un diabete, che ero vecchio e in sovrappeso. Mi doso l'insulina, l'insulina era alta, i range massimi, mi aiuto con un farmaco di cui ci sono due studi in corso, che è la metformina. Che daranno la risposta fra un paio d'anni per un po' uso il farmaco, ma soprattutto che cosa faccio? Cambio radicalmente alimentazione, perché quell'esame che cosa vede? Vede nelle cellule i derivati della glicazione, che sono un precipitato fra zuccheri, grassi e proteine. Nessuno li conosce, ma c'è un sacco di letteratura sugli ages. sono prodotti finali di glicazione o glicotossine, che intasano la cellula sia nella membrana che dentro. Quindi la invecchiano. Quindi io avevo un sacco di ages e da dove arrivano gli ages? Gli ages arrivano dal tipo di cottura, moltissima, dal tipo alimentazione. Vedete, questo è il titolo che gli olandesi hanno dato al, al lavoro che hanno pubblicato parecchi anni dopo. Quello quel strumento, la mia amica l'aveva incomodato d'uso in tutta Europa, avevano gli strumenti. Alla fine è venuto fuori un lavoro che ha convalidato questo esame. Io ho comprato l'apparecchio e sostanzialmente. Avendo fatto un percorso alimentare in cui ho ridotto i carboidrati, grande attenzione alle cotture, tutto ciò che è cotto alla brace, al forno, tutti i prodotti da forno, crackers, grissini, sono pieni di ages. Vi do due esempi estremi: una pizza ha 16.000 ages, un carpaccio di vitello 200. Quindi cuocere sempre a bassa temperatura, umidificare, usare molto limone e aceto, tutto questo rallenta e riduce il carico di ages. Ma oltre agli diagnosi, cosa ho fatto? Io ho sempre stato molto sportivo e questo mi ha salvato, se no me ne sarei già andato, penso parecchi anni fa. Ho sempre giocato a tennis tantissimo, poi ho giocato a golf, in sostanza ho sempre fatto attività fisica. Ma perché ho scritto questo libro? Allora, cos'è il mitocondrio? Calcolate che la vecchiaia inizia a 40 anni con la sarcopenia, che è la perdita di muscolo. Ogni cellula muscolare che perdiamo si libera nel sangue tutto il DNA dei mitocondri che sono nelle cellule. Calcolate che una cellula muscolare può essere da 2 a 3 mila mitocondri. Il DNA è l'organismo all'organismo, per cui il sistema uritario lo rigetta e quindi noi ci infiammiamo. Quindi la vecchiaia è perdita di muscolo e infiammazione, per definizione. Perché ho scritto il libro? Perché otto anni fa questi americani hanno fatto un bellissimo lavoro: hanno preso 20-60 anni, hanno fatto la biopsia del muscolo quadricipite e l'hanno comparata alla biopsia di 20-18 anni. Cellula vecchia, mitocondrio vecchio mi hanno fatto allenare in pedana 40 minuti tre volte alla settimana dopo sei mesi ha ripetuto la biopsia cellula vecchia mitocondrio con gli diciottenni ecco mitocondrio monomur più voi fate attività fisica più questo batterio vi dà la salute vi dà la giovinezza, vi leva l'infiammazione. perché oltre a dare ossigeno lui sviluppa tutto il ciclo degli alimenti lui produce l'energia che è l'ATP quindi nell'alimentazione io sono un onnive ho ottenuto la carne di vitello di vitellone perché ci dà il coenzima Q10 che nutre il mitocondrio che più si è vecchi e più va nutrito. Questa è una sintesi di quello che in termini di salute vuol dire camminare. È una sintesi spettacolare su un piano di prevenzione, perché previene praticamente tutte le malattie che sono attualmente fortemente diffuse. La sindrome metabolica sta diventando in senso assoluto la premessa al diabete, alle patologie cardiache, e la sindrome metabolica non è altro che il sovrappeso e la vecchiaia. Quindi vedete cosa vuol dire camminare in termini di salute. Ma perché? Perché questa longevità non ci appartiene. Noi siamo fatti per trasmettere i geni. Non arrivati a 40 anni in realtà avremmo finito. Però ci piace star qui e per star qui dobbiamo darci da fare. Io mi sono dato da fare e quindi che cosa? da cosa sono stato premiato? Io ho aspettato 8 anni a rifare l'esame. Perché io non è che pulivo le cellule. Io calcolavo che tutte le nuove cellule che io costruivo nel mio organismo fossero talmente pulite da ridarmi piano piano una normalità. Infatti dopo sette anni circa sono tornato dalla mia amica, dottoressa Vigna, e vedete quell'esame io sono ritornato a 2.1, praticamente sono rientrato dalla norma, quindi mi sono levato l'infiammazione. Calcolate che l'infiammazione è la premessa alla base di tutte le malattie. C'è un bellissimo libro di Bulman uno psichiatra, Mente in fiamme. Praticamente lui sviluppa il tema della depressione e dell'infiammazione. Non a caso vedo una paziente di 56 anni, dopo aver letto il libro, e le chiedo come due esami. Questa è una depressa in psico 4 farmaci antidepressivi perché aveva fatto i tentati suicidi. Doso l'interleuchina 6, che da poco si può dosare nel sangue, e la proteina C reattiva, che sono due marche di infiammazione. Valori alle stelle, quindi potente infiammazione. Deriva dalle cellule della glia? È tutto da capire. Sono proprio cose iniziali queste. E questa è la mia esperienza col COVID. Quindi, io il 24 di marzo mi ammalo violentemente, febbre alta. In settima sviluppo il protocollo di Didier Raoul, che adesso è stato totalmente cassato dal lavoro di Lancet. Per fortuna ne è andata bene, non ho avuto aritmie né crisi cardiache. Da di fatto che non mi ha fatto niente, mi sono buttato in ospedale, in ospedale mi hanno fatto gli esami, ero tampone positivo, avevo un'iniziale infezione polmonare. Quello che vedete è il taglio della mia tacca, Quattro fette di polmone che vedete dall'alto, dove c'è la freccina in basso a sinistra, vedete quella piccola opacità, quella era l'iniziale infiammazione, l'iniziale cascata infiammatoria. Che cosa l'ha spazzata via? Che cosa ha impedito a questo di diventare aggressiva? Il fatto che io non ero infiammato, che stavo bene. Bastato un po' di cortisone e in pochi giorni sono guarito. Quello che vedete a destra sembra un po' un bollo, era il famoso tampone positivo per cui continuavo a richiamarmi, sono rimasto tampone positivo per cinque settimane. E qual è? cosa hanno dimostrato i coreani? Che il tampone positivo è legato a un micro RNA del virus. Quindi non c'è più una carica virale elevata, ma all'interno delle cellule cigliate, delle cellule immunitarie del naso si legano questi piccoli microRNA che continuano a dare positività, ma non sono più pazienti contagianti e non creano più un problema. Qui vi riprendo la diapositiva del professor Franceschi, molto elegante, perché è importante? Perché la vera prevenzione inizia molto da lontano, inizia addirittura in gravidanza. Perché in gravidanza? Perché io con l'alimentazione posso modulare. Uscita del feto. Da cosa dipende questo? E qui c'è l'ultimo argomento che, me, che mi sta a cuore, su cui c'è un bellissimo film che trovate su YouTube, Conversazioni sul cervello di Enzo Sovesi. E che cos'è? È la nascita del cervello. L'Homo sapiens è l'unico mammifero. Che quando il bambino nasce, non ha un cervello definito. Il cervello pesa 750 grammi, deve diventare un chilo e mezzo circa nei due anni successivi. Tutta questa crescita interattiva con l'ambiente. E guardate tutte le cose che possono interferire. Ecco perché ci sono quei dadi all'interno del cervello. Eh, la frase di Goldberg, che è un, un neuroscienziato letto ne bravissimo. Il cervello è l'organo più complesso esistente diverso conosciuto è assolutamente veritiera perché. Il cervello è condizionato nella sua crescita, nella sua formazione da una serie di eventi. L'accudimento, la relazione, che è la base di tutto. C'è un bellissimo studio americano, si chiama Longevity, che nasce negli anni 40 e sta seguendo 300 studenti di Howard, c'era anche Bob Kennedy, e che cosa ha dimostrato? Chi dà più la longevità è la relazione, gli affetti, gli amori e anche la relazione con gli animali. Poi ci sono tutte le casualità. Poi c'è il microbiota, di cui avete sentito recentemente una conferenza, che sta spiazzando completamente tutta la medicina scientifica. E poi c'è la nutrizione. Perché è importante la nutrizione? Molto semplice. Voi in basso vedete due topolini, uno obeso e uno magro. Il topolino obeso è stato selezionato per studio. Se il topolino obeso rimane incinta io gli do una pappa ricca di metili, cosa faccio? Stabilizzo il DNA e non permetto al gene di esprimere quella proteina che induce l'obesità. Questa si chiama epigenetica, la nuova grande scienza che spiega perché siamo 8 miliardi di homo sapiens uno diverso dall'altro. Concludo con una piccola eh, con un ricordo del mio libro in cui trovate tutti gli argomenti che ho affrontato, soprattutto trovate tutto sugli AGES è tutto su come vanno cucinati i cibi. Lo stesso Silvio Spinelli, che mi ha fatto il capitolo del libro, ha fatto un'app che è il Dottor Chef, in cui voi potete trovare tutti i cibi come vanno cucinati a basso indice glicemico e a bassa densità energetica. L'ultimo libro che mi ha spiazzato l'ho preso su ebook un mese fa e un, un collega anestesista. Veramente, questo avanti mille anni. È un medico che ha la passione di una, della nutraceutica e dalla nutraceutica è arrivata l'aristocertica. Cosa vuol dire? Il cibo non solo nutre, ma cura. Quindi, l'alimento funzionale, un alimento che entra nel nostro organismo e può ridare energia al cuore, può modificare l'assetto cerebrale. Quindi, un libro che vi consiglio perché entra in pieno in questo concetto di prevenzione che tutti noi dovremmo affrontare. Grazie a tutti. Ecco, grazie mille eh, dottor Soresi, intanto grazie per questa sua esposizione così interessante, chiara e appassionata anche. no? Lei eh, ha accennato alla psiconeuroendocrino-immunologia, al fatto che il nostro organismo non è un insieme di parti del sistema a sé stanti, ma è un'unità in cui tutti i sistemi sono in correlazione. Ecco, ma ci vuole spiegare meglio di cosa si tratta? e... Questa visione sistemica, chiamiamola così, spiegherebbe meglio anche gli effetti che l'alimentazione ha sul nostro corpo e la nostra mente? Sì, confermo. L'apnea, psico endocrinologia è una scienza totalmente nuova, sviluppatasi negli ultimi anni, non ancora molto battuta dai medici, che tutto sommato sono abituati ad aspettare la malattia. Il concetto dell'apnea è importante perché nel mio primo libro io sviluppo il tema delle emozioni e della salute, Calcolate che l'emozione è la premessa di tutto il nostro benessere o malessere, in quanto sono loro che modulano la comunicazione cellulare. E tutto questo mondo emozionale si costruisce proprio nei primi due anni di vita. È un'intelligenza emotiva che è la premessa al nostro stare bene al mondo. Quindi l'APNEI si sta diffondendo al di più al di fuori della medicina, in appassionati, tutti coloro che si occupano della salute, perché... Amano l'apnei perché si sentono legittimati alla loro azione, anche una carezza è un atto terapeutico perché? perché nella cute ci sono delle fibre, si chiamano fibre C, per cui se io accarezzo nutro le strutture limbiche del cervello. L'hanno dimostrato nei medullo lesi, in cui sotto risonanza hanno visto che accarezzando i piedi si accendevano le strutture profonde del cervello. Quindi tutto questo mondo emozionale va gestito, va coccolato e va amato. Ecco, ma allora, dottor Soresi, lei ci ha ricordato che l'emozione è molto forte, è molto importante, e nell'alimentazione nel cibo anche il piacere è molto importante. Ma allora le chiedo una domanda un po' provocatoria, lei ci ha ricordato che in una pizza ci sono 16.000 ages, no? Eh, però una pizza mangiata in buona compagnia, che ci rende felici può fare davvero male? Eh, allora, qui andiamo in due direzioni io ho una nuova che si occupa di alimentazione intuitiva, quindi lei è andata avanti, è uscita dai protocolli severi della novessia e bulimia, e l'alimentazione intuitiva è proprio quella che dà spazio alle emozioni per ridare al nostro organismo il piacere della relazione senza pagare danno. Quindi è chiaro che una pizza pagata in mangiata in compagnia non provoca danno. Io ne ho mangiate tantissime e ho scoperto questo mondo biologico a 73 anni su cui ho fatto delle correzioni. Ma... Se da giovani si sta più attenti, si mangia una pizza alla settimana. Io ne mangiavo tre perché giocando a tennis tre volte a settimana, ogni uscita dal tennis era la pizza. E quindi mi sono trovato a 73 anni che ero molto appesantito dagli Aces. Quindi queste sono informazioni, poi ognuno è libero di gestirle come vuole, ma il segreto, a mio avviso, è sempre avere un'emozione positiva in ogni relazione. Ecco quindi che l'alimentazione intuitiva è importantissima. Professore, abbiamo delle domande dal pubblico e ci chiede Miriam se il professore ci vuole dire cosa mangia lei negli ultimi anni. Benissimo, ve lo dico. Allora, al mattino bevo un normale caffè latte e mangio mezzo avocado. Perché l'avocado? Perché l'avocado nutre il cervello, è ricco di omega 3, è piacevolissimo, lo potete usare anche come un, un appoggio su una fetta di bresavola, ma è ricchissimo di omega 3 e gli omega 3 sono utilissimi nell'invecchiamento perché difendono dalla demenza, così come tutto il pesce, gli sgombri, il pesce azzurro, così come il salmone. Poi verso le 11 mangio qualche po' di frutta secca, un po' di noce, un po' di mandorle. Le mandorle, ad esempio, abbassano l'indice glicemico, abbassano il colesterolo. I pinoli abbassano il colesterolo, abbassano l'indice glicemico. Se leggete il libro di Vanelli sulla ristocertica, scoprite come potete usare il cibo e costruirvi un'alimentazione bella, positiva, facendo terapia. A mezzogiorno un bel piatto di insalata con un po' di tonno, un po' di pesce, alla sera una bella hamburger o una bistecca oppure del vitello oppure del pollo, ancora con della verdura cotta. Ho abolito il pane, mi permetto ogni tanto del pane di segale, mangio la pasta una volta alla settimana perché comunque i carboidrati raffinati alla mia età non fanno più bene e mangio, come vi ho detto, bistecche, vitellone perché il coenzima Q10 nutre il mitocondrio il mitocondrio ha bisogno di essere nutrito bene. l'alternativa è dargli degli integratori che è un po' triste. Ecco, il eh, pubblico, vuoi C'è un'altra domanda, sempre sulla pizza. <ride> Questa cosa della pizza ha creato molte domande. Allora, Marco Cordignano. Ci chiede se ho capito bene la pizza sarebbe da limitare per il contenuto di ages. È legato alla cottura, forno a legna o altro, come ad esempio il glutine? È proprio è legata alla cottura sostanzialmente. Se leggete il libro mio col capitolo di Spinelli, capite come la cottura è fondamentale nella precipitazione degli ages, che è una, è una reazione fra grassi, proteine e zuccheri, si chiama reazione Maillard. Ed è legata moltissimo alla cottura, per cui la pizza, essendo cotta ad alte temperature, produce molti agens. Ma come vi ho detto, se uno si mangia una pizza alla settimana, fa attività fisica gli altri giorni, sta attento, il piacere che comunque l'alimentazione può dare, uno se lo può permettere. Io ho cominciato la prevenzione molto tardi, io ero figlio da calabrese e mangiavo pasta asciutta. Eh, la pasta asciutta è la dieta mediterranea, ma la pasta asciutta però mi rendevo obeso. Cosa mi ha salvato? Io giocavo a pallone 5 ore al giorno. Sarà essere stato un piccolo beso, mi ha salvato sempre lo sport, in, in proprio in assoluto. Come vi dico, poi un bel carpaccio e vitello che è squisito, a 200 ages, quindi è una bella differenza, potete compensare le due cose. Elisa, vai avanti, che ci sono domande del pubblico. Elena Mattioli ci chiede: si può usare il forno microonde? Sì, sì, si può usare il forno a microonde, il trucco è sempre lì, cuocere abbastanza, tenendo le, le sostanze molto imbevute di acqua, oppure di limone, oppure di aceto. Con questi trucchi voi abbattete gli agi. Se seguite poi l'app del dottor Chef, trovate tutto questo mondo spiegato benissimo, con cibi già preparati, con alimenti già costruiti e cotti. È fatta apposta da Silvio Spinelli, da suo figlio da me e da un cuoco, per sviluppare questo tema in maniera più piacevole, perché sono tutti piatti molto piacevoli quelli che trovate sull'apparato. Bene, io trovo molto interessante questo perché abbiamo in questo ciclo coperto tanti aspetti del cibo, il cibo e la violenza, il digiuno, come non solo come mangiare, ma anche quando mangiare e adesso questo tema della cottura che veramente è un tema nuovo nelle nostre eh, conferenze. Eh, ci sono altre domande dal pubblico, ma prima vorrei farne una io. E riguarda gli AGES, AGES poi è interessante perché è un acronimo che vuol dire età, Age in inglese. Ecco, ma questo esame di cui io personalmente sento parlare per la prima volta, si può fare regolarmente nelle strutture mediche? Cioè, dove, come possiamo calcolare quanti AGES abbiamo e se dobbiamo quindi preoccuparci? Allora, vi spiego, gli AGES sono noti da almeno vent'anni alla ricerca scientifica. L'esame che li valuta è un esame immunometrico molto complesso e molto costoso, per cui il clinico non lo chiede. Questi olandesi hanno messo a punto questa macchina che è molto semplice, una luce ultravioletta che legge attraverso i tessuti la quantità di AGES. Io l'ho provata alla clinica del lavoro da questa mia collega, dottoressa Vigna. Poi l'ho comprata e ce l'ho nel mio studio, ma non è ancora diffusa perché è ancora un po' sotto osservazione. Io la uso come orientamento. Per esempio oggi ho visto un ragazzo, interessante, l'ho visto oggi pomeriggio, un ragazzo di 50 anni preoccupato perché ha una storia oncologica familiare. Eh, questo qui a 50 anni gli ho fatto e rifatto tre volte il valore degli agi, si è molto elevati. E quindi devo capire perché uno a 50 anni che fa attività fisica, che dice seguire un'alimentazione corretta, si ritrova con un, questo danno cellulare, con queste cellule infiammate, così alto. Non è chiaro. Gli ho chiesto degli esami. L'esame che più avvicina agli ages è l'emoglobina glicata. L'emoglobina glicata legge l'andamento degli zuccheri degli ultimi tre mesi. È un marker molto interessante. Io anni fa un convegno... Dove i fisioterapisti seguivano i bambini obesi tenevano come marker delle bambine aggregate il valore di 5.6. Sotto il 5.6 io sono in un range ottimale ed è un range interessante, si chiamano glicosamine e leggono al meglio i potenziali ages, Quanto poi questa macchina venga diffusa dagli olandesi, vedremo a un costo relativo. Comunque la clinica del lavoro di Milano, la macchina c'è, la dottoressa Vigna è aperta a tutti. Bene. Ci sono altre domande del pubblico, Elisa? Elisa? Sì, allora cerco un po' di ne abbiamo molte, però molte si interrogano sulla dieta vegetariana. Quindi provo a metterle un attimo insieme: da Emanuela Orson, Alisa Crosato e Susanna Zorzi che ci chiedono fondamentalmente eh, come si fa, come può fare un vegetariano con una dieta invece che è molto ricca di carne. Quindi eh, ci chiedono: la dieta vegetariana con latte e uova le sembra inadeguata? E no, poi no. ci chiedono anche cosa ne pensa della carne bianca, del pollo e del coniglio. Allora, io sono un onnivoro, mangio di tutto, chiaramente il pollo, per esempio nel libro certo, che è interessantissimo, i polli allevati con determinati mangini fanno delle uova ricche di omega 3. Quindi pensate dove si può arrivare in una ricerca curata a costruire un'alimentazione che potenzia tutta una serie di nostre risposte immunitarie e anche diciamo a livello cerebrale. Lo stesso ci sono delle coltivazioni di grano molto particolari, quindi tutto questo mondo biologico oggi viene esplorato, sfruttato, per cui il vegetariano può trovare veramente di tutto, le uova assolutamente, il vecchio mito che l'uovo creava problemi di colesterolo è stato totalmente sfatato, perché anche l'arteriosclerosi non è frutto di un colesterolo elevato, è sempre frutto di un'infiammazione. Quindi i fattori di rischio sono correlati fra di loro. Io posso mangiare uova tutti i giorni, ma se non sono stressato e se non fumo e se ho uno stile di vita adeguato non produco arteriosclerosi. Chiaro, quindi è questo che è interessante da capire alla luce dell'infiammazione. C'è un bellissimo libro di Mantovani, un immunologo che in questo periodo è stato molto gettonato per la sua preparazione a livello di immunologia e ha scritto proprio un libro Fuoco Interno che parla di infiammazione. Quindi l'infiammazione, come ho spiegato, è la base di tutte le malattie. Meno siamo infiammati e meglio stiamo. Ecco, io vorrei dire una parola anche sul fatto che, però, bisogna anche distinguere tra cibo e cibo. Eh, racconto un piccolo aneddoto, visto che l'ultima volta prendo un attimo più di tempo del solito. Quando ero una giovane cronista fui mandata in un asilo vicino a Milano perché un asilo di suore e le suore pensavano che ci volesse un esorcista perché i bambini di 3-4 anni crescevano il seno e loro pensavano che fosse il diavolo che si fosse infiltrato nel loro asilo. Eh, erano gli anni forse 70, 80, di questi problemi alimentari si parlava molto poco, e, e io andai a vedere che cosa succedeva. Beh, si scoprì che le suore servivano pollo ai bambini tutti i giorni, i polli erano presi in allevamenti intensivi, erano ricchissimi in ormoni, e questi poveri bambini maschietti di 5-6 anni avevano il seno. Quindi, eh, io credo che bisognerebbe anche dire una parola sul fatto che le diete vanno curate, vanno bene, eccetera. Ma dobbiamo anche stare molto attenti alla provenienza del cibo, a vedere da dove viene, a vedere eventualmente se sono cibi già preconfezionati, che cosa contengono come additivi, eccetera. Questo è tutto un altro ramo. Non so se, lei, se vuoi dire qualche cosa, Vincenzo, di questo. Ma guardate che è un ramo molto battuto, un ramo molto controllato, per cui addirittura sui cibi troviamo l'indice glicemico, e io scrivo nel mio libro che in prospettiva sui cibi troveremo l'indice infiammatorio quindi c'è un lavoro adesso sul cibo interessantissimo anche a livello industriale, insisto sul fatto che i prodotti da forno comunque sono ricchi di agio, quindi se si possono evitare si evitano quindi dal punto di vista diciamo, di quello che tu dici è giusto, storicamente negli anni passati c'erano questi grossi rischi, oggi a mio avviso col controllo che c'è sull'alimentazione questi rischi sono molto ridotti sono più pericolosi i genitori con le merendine, con questo cedere ai bambini. Cioè il bambino obeso, sono due milioni di bambini obesi in Italia, ragazzi. I bambini obesi sono già bambini che pagano un danno a bovo. Quindi questa è una correlazione totalmente legata all'educazione dei genitori. Quindi questo mondo biologico, come dicevo, il libro di Trapani, sui primi le di vita, è affascinante, perché spiega come la nutrizione possa impostare il benessere di un bambino. Nutrizione e relazione. Cioè il disagio psichico che voi vedete nei bambini di 16-17 anni non nasce dopo, nasce in quei due anni di vita perché sono carichi di emozioni negative e con le emozioni negative costruiscono tutta un'aggressività particolare. Quindi la vera grande prevenzione in una bella civiltà dovrebbe essere fatta in quel periodo. Vita fetale, due anni di vita neonatale. Pensate che in Inghilterra c'è un tutor che si affianca dalle donne incinte se non sono adeguate ad avere il bambino. Beh, questa mi ricordo un, un mio amico, tanti anni fa, psicanalista, che diceva che bisognerebbe fare una scuola per i genitori e che, era una, che si, si impara a guidare, si impara tutto, ma non si impara a essere genitori ed è la cosa più importante. Bene, io direi: diamo spazio a un'ultima domanda e poi purtroppo dobbiamo salutarci, ma magari Enzo tornerai perché vedo che hai un successo pazzesco per il nostro pubblico. Non abbiamo mai avuto tante domande. Allora, abbiamo Maria Flora Cestelli che ci chiede, è possibile assumere la pasta più frequentemente se integrale o di altro tipo? Penso a riso, mais e grano saraceno che io assumo in quanto intollerante alla gliadina. Cioè, non ho capito bene la domanda, cioè se è possibile assumere la pasta? E più frequentemente se integrale o di altro tipo e poi anche riso, mais e grano saraceno. Sì, va tutto bene. Il trucco della pasta, anche la pasta raffinata, anche la pasta diciamo estremamente industriale ma di alta qualità, basta mangiarla al dente. Più la pasta è al dente, meno pagate in danno glicemico. Quindi la pasta al dente è equivalente a assolutamente a un cereale integrale, chiaro? E quindi io non è che nego la pasta, io me la mangio, ma la mangio al dente, la cuocio almeno due minuti meno. È squisita, viene digerita bene ed è molto meno carica. Di, di glutine no, di glicazione, di zuccheri quindi è l'equivalente proprio di un piatto di riso Ecco, volevo dire che Luisa Capelli, che non vediamo purtroppo mai perché sta dietro le quinte smanettando coi social, ci manda il link eh, per Dr. Chef e che è drchef.it quindi se volete trovare l'app dovete andare sul sito drchef.it drchef Uh, Un'altra domanda che vedo, eh, la gestisco io perché poi dobbiamo proprio chiudere, chiede de, Silvia se ci sono dei testi divulgativi di Pnei eh, assieme al cervello anortico che consiglierebbe di leggere? Sì, in assoluto il testo più completo è di, un, è di uno psicologo, non è un medico. Adesso non mi ricordo il cognome, ma è un grosso testo di Pnei che è uscito nel 2000, Bottaccioli. Bottaccioli è quello che in assoluto ha affrontato in maniera più scientifica l'apnei, ha fatto molti interventi divulgativi, ha addirittura fondato un'associazione in cui sviluppa tutte delle tematiche apnei, che però vanno vedete. Tutto questo mondo dell'apnea, qual è il rischio? Che vanno verso la meditazione? No, io sono molto più concreto, io sono un biologo, quindi sviluppo l'apnea in senso clinico. Il lavoro sulle emozioni lo faccio da clinico, adesso mi sto occupando del tono vagare. Il tono vagare è la premessa della nostra salute, il vago è un nervo periferico che enerva tutto l'organismo. Più noi lavoriamo sul vago in periferia, più tutte le risposte al centro si modulano. Quindi, anche questo mondo lo sto attraversando in maniera assolutamente clinica con un personal trainer che lesse il mitocondrio Monamu. Da allora lui sta lavorando sul tono vagale lavora sulla variabilità cardiaca, lavora con un capnografo sulla quantità di emissione di anidride carbonica e il prossimo passo è un software con cui io valuterò i pazienti, valuterò il tono vagale attraverso il software e poi entrerò modulando dal corpo, perché la bellezza è il nostro organismo, che noi possiamo entrare dal corpo a lavorare sulle emozioni, non solamente nella relazione psicoterapeutica, sul corpo si può fare di tutto. Sono invitato a fare un convegno sullo sciazzo, lo sciazzo è affascinante, così come il Feldenkrais. Sono tantissime le possibilità di intervenire sul corpo rimodulando l'organismo e rimodulando il cervello. Senti, parlando di cervello rimodulato Enzo, vuoi dire quanti anni hai? Perché a me colpisce di te non solo la forma fisica, ma anche la tua straordinaria forma intellettuale. Allora, io ho compiuto, uscito dal Covid, il 12 aprile sono stato dimesso da San Gerardo di Monza. Il 19 aprile mi sono festeggiato 82 anni. Sto benissimo, dormo 9 ore, gioco a golf, scrivo, leggo, faccio convegni. Mi sono mai divertito tanto perché? Perché l'esperienza, cioè la bellezza della vecchiaia è l'esperienza, che non è che dà saggezza, dà curiosità. Più si va avanti, più si è curiosi. E quindi continuo a proprio ad arricchire il mio mondo di curiosità con dei momenti... Allora, il microbiota, io l'ho scoperto dieci anni fa, nel mio libro Mitocondrio Bonamur, c'è un capitolo sul microbiota, affascinante, per cui la medicina scientifica EBV, basata sull'evidenza scientifica, è saltata. Perché? Studio randomizzato. Cosa vuol dire? Protocollo. Con due braccia in uno c'è il placebo, nell'altro c'è il farmaco. Già, ma col microbiota salta tutta la statistica perché il microbiota altera la risposta al farmaco. Uno degli ultimi lavori di immunoncologia conferma che se non c'è un microbiota adeguata, l'immuno anticorpo funziona meno. Quindi vedete come la medicina scientifica continua a perdere pezzi perché di scientifico c'è solo la clinica. Vedete l'intervento di Zangrillo, affascinante cattivo, aggressivo, ma giusto, perché finalmente si è liberato di un peso drammatico che tutti noi stiamo vivendo con questo Covid-19, quando lui come clinico non viene più malati, non viene più malati di quel tipo, quindi lasciamo andare il virus, ammaliamoci meno, veniamo guariti, ma non massacriamo la nostra società. Ecco, io su questo ho dei dubbi. Eh, sì, niente lì. Eh, non vorrei continuare <ride> no. così all'ultimo momento. so se credo... li hai perché sei prudente, ma perché di no, essere no, anche... Questo, perché simisti. noi andiamo, noi andiamo su, online a tantissima gente. Io credo che la gente debba essere prudente. E se noi gli diciamo che il virus non c'è più, assistiamo a scemi. No, no, il virus c'è, ma, meno, meno sì, ma a meno carica sì. virale. A meno carica virale perché è, è No, no, eh, scusa, a meno carica virale perché siamo stati due o tre mesi in lockdown. Se adesso no, non no, a a passare, basare, basare, no. eccetera, il virus probabilmente riprende. Però non voglio litigare allora. con te pubblicamente, <ride> voglio fare <solo ride> <rispondere ride> chi ci ascolta essere molto prudente, tenere le distanze, tenere le mascherine e cercare di evitare che il virus... Riprenda e riprenda forza, soprattutto. E si è visto purtroppo che in alcuni paesi, in cui si è cominciato a lasciare andare troppo facilmente, il virus sta tornando e quindi. Penso che un ritorno del virus sarebbe drammatico per la nostra economia e per la nostra società. E quindi, meglio essere prudenti: è vero che adesso c'è meno, però non diamoci alla pazza gioia. E con questo io veramente ti ringrazio. Ringrazio, ovvio, oh siamo già tutti scomparsi dal video. Ringrazio Clara. Che è stata con noi questa sera. Clara è la presidente di Brensirche Lugano e ringrazio tutti gli amici del comitato scientifico anche di Brensirche Lugano che hanno eh, collaborato con noi. Eh, Sandro Ghini, eh, Luisa Capelli, Elisa Rapisarda e do appuntamento a tutti eh, in autunno, eh, iscrivetevi alla nostra newsletter così saprete esattamente la nostra attività, ma soprattutto un grandissimo, grandissimo ringraziamento a Lundbeck una casa farmaceutica che si occupa essenzialmente di neuroscienze e quindi è molto addentro a questo campo, che è, è stata fondata più di 70 anni fa ed è in Italia da 25 anni e ci ha sostenuto veramente incondizionatamente in questa serie di conferenze e come spesso amo ripetere, noi abbiamo le idee, ma se non abbiamo qualcuno che ci aiuti a realizzarlo, rimangono nel cazzetto. E quindi grazie a tutti voi che siete stati con noi e grazie a Ludwig. Arrivederci.